Nessuno di noi è potente da eliminare la povertà. La povertà non sarà mai eliminata fino a quando l'ultimo di questa terra non comprenderà il valore della condivisione. Se saremo capaci di condividere, ecco, di quel poco che noi abbiamo di condividerlo con l'altro, la povertà, il Papa lo dice in tutti i modi, anche nella Popoli Tutti, la povertà potrebbe essere eliminata, ma lo dobbiamo capire tutti, dal primo fino all'ultimo. E allora lontano da noi il giudicare colui che sta alla guida politica o di una comunità di turno, no. Ma una cosa la possiamo fare, ecco, questa pagina del Vangelo oggi ci dice che una cosa la possiamo fare, possiamo essere portatori di un profumo nuovo. E allora se non possiamo eliminare la povertà, però possiamo abbracciare la povertà, possiamo abbracciare il povero e non avere paura se lui magari può essere anche puzzolente, ma in quel povero possiamo sentire il profumo invece di una vita nuova, la vita nella quale si è nascosto Cristo. E allora saremo capaci di tenere lontano da noi il giudizio di Giuda, quel giudizio moralista, e di assomigliare a Lazzaro che diventa portatore di profumo e a Maria che diventa colei che fa strada al profumo della vita nuova. Ecco, auguri davvero a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, di essere portatori di questa vita bella e di essere annunciatori di questo profumo della Pasqua.